visione, sogni fatti a pezzi a colazione, carità. Vivo negli spazi, fra i sobborghi degli strazi, alla mia età. Mattia Sassindera era un campione di calcio austriaco degli anni 20, di quando il calciatore non faceva rima con briatore e le veline erano quelle propagandistiche del Fasch. Si può vincere una partita che Hitler e la fagocitante Germania ti impongono di perdere? Si può morire per un gol ribelle? Questo gioco è seminuovo, c'è da dare calci ad una palla. Alle donne non piace, agli italiani sì, sono campioni del mondo. A Mussolini non piace questo gioco, a Mussolini fascista sì, i soldi pagati per comprare un arbitro valgono 10 campagne da Messina, campioni del mondo. Io sono un passerotto. Parlatemi di tecnica, moduli, palleggi. Era dopoguerra, fame, e pezzi assemblati alla buona da me ragazzino. Allora era palla, e io la capivo. La palla, intendo. Non so per quale alchimia, non so per quale scherzo del destino, ma so soltanto che, quando quella cosa rotonda si avvicinava al mio piede, il mondo si ribaltava. Ricordo i primi tempi, passerotto spaurito e quei molossi feroci addosso a me, ma c'era la palla e io con lei, a dribblare, a scartare, sinuoso e dilettante, ondeggiante, e a buttarla dentro ai legni con rispetto per la palla, si intende. Era fame, era dopoguerra, era Austria e poi quasi Germania. Io ero un passerotto, ero un calciatore. Mi ero salvato da bambino grazie ad una palla di stracci e a delle regole precise, perché il calcio ha regole precise e ha voglia di essere grosso e forte, cattivo e prestante. Io ero la mia palla, nessuno mi poteva fermare. Il calcio non è politica, sono un passerotto, non un idiota. Quel rettangolo verde con un pallone di cuoio da accarezzare, il mio nutrimento. Non ho forzato il destino, sono fortunato. Ho realizzato il mio sogno. In quel teatro pulsante, pieno di gente acclamante, io ero la stella, solo perché in simbiosi con quella cosa rotonda, fatta di stracci allora e di nobile cuoio adesso. Il calcio non è politica, infatti sono un campione, mio malgrado o nonostante tutto. E allora, cosa vuole da me quell'uomo coi baffi, tronfio, che non conosce il calcio e la vita, antisemita, dittatore di che cosa? Condottiero del nulla. Io sono un passerotto e amo Camilla, che non ama il calcio, ma me. Questo mi basta, mi avanza. Il calcio non è politica, l'Austria non è Germania, l'uomo coi baffi non è il Messia. Se questo c'è una via, è bastato orto. Non sei via di piccoli frammenti. Non rimpiango niente. Medite. Non rinnego niente. Nel letto con te, Camilla, fra le tue braccia, è un bel morire. Fossi stato in loro, ti avrei lasciato in vita, tanto sono un passerotto e ti sarei volato comunque accanto. Scivola via, portando con sé milioni di piccoli frammenti di me e di te. Scivola via,
con sé milioni di piccoli frammenti di meditazione.